Crisi sotto l'albero al comune di Pescara. L'assessore Gianni Teodoro riconsegna al sindaco le deleghe ai lavori pubblici e alla polizia municipale e si dimette dall'incarico di vicepresidente del consiglio comunale anche il suo delfino Massimiliano Pignoli. È la conseguenza diretta del tentativo, finora fallito, di pressione sul sindaco affinché rinnovi il contratto al dirigente dell'area lavori pubblici Antonio Biase, ma più in generale di un malumore che lo stesso sindaco ha ben presente nel ricostruire anche i precedenti del non facile rapporto con i Teddy Boys. Si può parlare di crisi? Qual è la portata di questo episodio? Ma secondo lei si può fare una crisi al comune di Pescara, dove stiamo lavorando 12 ore al giorno per la città, per un 2010? Che sia l'anno in cui fare un salto di qualità notevole per la città e si può aprire una crisi sulla nomina di un dirigente, che è una prerogativa del sindaco? Io credo di no. Io credo che Teodoro sia un politico troppo navigato e troppo avveduto per non sapere che la corda in politica si può tendere, ma occorre non farla spezzare, perché poi il rischio è che si innescano dei meccanismi di irreversibilità, non ovviamente del sindaco, che è l'unico non sostituibile di un'amministrazione, altrimenti si arriva al voto. Poi tutti sono utili in un'amministrazione, però nessuno è indispensabile. Queste vacanze porteranno un ravvedimento a suo avviso? Ne sono assolutamente certo. Io mi mostrai tranquillo quando fu varata la giunta. Teodoro fu l'ultimo ad essere indicato come assessore, dopo qualche giorno dagli altri. Anche in quei giorni ci fu una trattativa. Io mi mostrai sempre sereno. Io sono convinto che Teodoro ritornerà sui propri passi, io certamente non mi muovo dai miei. Il PDL ufficialmente non interviene, ma il capogruppo Sospiri lancia chiari messaggi. Il PDL non interviene perché è un'interlocuzione tra il sindaco e una componente importante della maggioranza che ci ha permesso di vincere le elezioni. I contenuti di questo confronto credo non possono far venire meno un patto elettorale, non si discute per un dirigente, è una valutazione puramente tecnica, tra l'altro su una persona che ha sicuramente ottime qualità umane e morali. So che il sindaco è in contatto con l'assessore Teodoro, leggo della sua riconsegna delle deleghe, non so se questo corrisponda al vero perché non ho il provvedimento sotto mano, ma insomma ci sarà la possibilità di un chiarimento. Voglio dire, mi auspico che come Popolo e Libertà mi auspico che si possa trovare il giusto equilibrio per continuare questo rapporto. Componente importante quella di Teodoro, ma non decisiva per la sopravvivenza della maggioranza. No, maggioranza e Consiglio Comunale è solida, non credo tra l'altro che i consiglieri Pignoli e di noi che sono i consiglieri eletti con la lista Teodoro non ritrovino le ragioni per essere in maggioranza. Sono stati eletti con il centrodestra perché credono in idee e in progetti, non perché dovevano nominare un dirigente. Mi auspico che questa pausa natalizia porti a stemperare i toni e a trovare le ragioni per stare insieme, altrimenti si andrà avanti sui progetti che interessano la città. E Teodoro? Consegna del silenzio in queste ore, ma stamani l'assessore era in provincia, dove anche lì maggioranza dissidente. Recava due pacchi contenenti 200 emendamenti al bilancio provinciale, pensierino di Natale per gli alleati di centrodestra.